problema tecnico, quindi vi chiediamo un attimo di pazienza, tra qualche minuto arriva Dante. Bene. Benvenuto. Mi sa che sta già registrando. Allora, buonasera a Sì. tutti. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ci siamo. Grazie, Alice. Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 32esimo dell'Inferno, il canto che inizia la descrizione di questo ultimo nono cerchio dell'Inferno, il posto più basso del mondo e dell'universo, secondo la concezione tolemaica che segue Dante. Lo leggiamo tutto di seguito e poi spieghiamo, faremo una breve pausa durante la quale vi chiederò di pormi le eventuali domande o i vostri commenti in modo orale e poi proseguiamo. Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sopra il qual puntan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutaron Fione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Oh, sovra tutte malcleata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, mei foste state qui pecore o zebe. Come noi fummo giù nel pozzo oscuro sotto i piedi del gigante assai più bassi, e io mirava ancora l'alto muro, dice, udimmi, guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei, miseri lassi. Perch'io mi volsi e vidivi davanti e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante. Non feci il corso suo sì grosso velo d'iverno là da noi e non starlicchi, né tanai sotto il freddo cielo, com'era quivi, che se Tambernicchi mi fosse succaduto pietrapana, non avria pur dall'orlo fatto cricchi. E come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana, livide in sin là dove appar vergogna, eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo, tra lor testimonianza si procaccia. Quando io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsimi ai piedi e vidi due sì stretti che il pel del capo avieno insieme misto. Ditemi voi che si stringete i petti, dissi io, chi siete? E quei pieghiari colli, e poiché berli visi a me retti, gli occhi lor che rampia pur dentro molli, gocciar so per le labbra, e il gelo strinse le lagrime tra essi e riserrolli. Con legno, legno spranga, mai non cinse forte così, ond'ei come due vecchi cozzavi insieme, tanta ira li vinse. E un che avea perduti ambo gli orecchi per la freddura, pur col viso in giue, disse: perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzo si dichina del padre loro Alberto e di lor fue, d'un corpo usciro, e tutta la caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina, non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con nessun colpo per la mandar tu, non focaccia, non questi che mi ingombra col capo sì chi non veggio oltre più, e fu nomato Sasso il Mascheroni, se tosco sé, ben sai ormai chi fu. E perché non mi metti in più sermoni, sappi chi fu il camiscion dei pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid'io mille visi cagnazzi fatti per Fredo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre dei gelati guazzi. E mentre candavamo in ver lo mezzo al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so,
ma passeggiando tra le teste, forte percossi il pie nel viso a una. Piangendo mi sgridò: perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? E io: maestro mio, or qui m'aspetta, sicch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta. Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così ramponi altrui? Or tu chi sei che vai per l'antenora percutendo, rispose altrui le gote, sicché se fossi vivo troppo fora? Vivo son io, e caro esser ti puote, fu mia risposta, se dimandi fama, ch'io metti il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me, del contrario io brama: levati quinci e non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna e dissi: el converrà che tu ti nomi, o che capel quassù non ti rimagna. Ond'egli a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò chi io sia, né mostrerolti se mille fiati sul capo mi tomi. Io avea già i capelli in mano avvolti, e tratti glien avea più di una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: che hai tu, bocca? Non ti basta sonar con le mascelle? Se tu non latri, qual diavol ti tocca? Omai dissi io: non vo che più favelle, malvagio traditor, che alla tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, rispose, ciò che tu vuoi conta, ma non tacer, se tu di qua entro eschi, di quel che ebbe or così la lingua pronta. El piange qui l'argento dei franceschi. Io vidi, potrei dir, quel da due era, laddove i peccatori stanno freschi. Se fossi domandato altri chi vera, tu hai dallato quel di Beccheria, di cui segò Fiorenza la gorghiera. Gianni dei Soldalier credo che sia più là con Ganellone Tebaldello, che aprì Faenza quando si dormia. Noi eravamo partiti già da Ello, io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così il sovran lì dente all'altro pose, la vel cervel s'aggiugne con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, dissi io, per tal convegno che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete la sua pecca nel mondo suso, ancor io te ne cangi, se quella con cui parlo non si secca. Allora, come potete immaginare, questo infimo posto del mondo è pieno di gentaccia. Infatti, non si vede l'ora di uscire a rivedere le stelle. Manca poco e bisogna tenere duro per sopportare questa gente che ospita il nono cerchio, che come sappiamo fin dalla lettura dell'undicesimo canto, laddove, vi ricordate, il Dante poeta riportava la spiegazione di Virgilio sull'ordinamento dei peccati nell'inferno, si legge appunto che il nono cerchio è popolato dai traditori considerati come un caso particolare di frode, frode aggravata da un vincolo di fiducia. Quindi Virgilio aveva definito questi peccatori come frodolenti contro chi si fida. Allora, Dante, prima di cominciare a descrivere questo nono cerchio e di narrare gli incontri che ebbe lì, interrompe con una dichiarazione di ineffabilità, cioè questo topico che abbiamo già trovato qualche volta, ma che si svilupperà molto più largamente nel Paradiso, dove Dante dovrà narrare l'ineffabile per antonomasia, cioè il divino, ma suggerendo un parallelismo che tra 2 settimane vedremo confermato nella figura di Lucifero,
che è l'ultimo personaggio che Dante incontrerà nel suo viaggio e che, come avremo modo di osservare, è fatto in opposizione alla Trinità, anche qua, in qualche modo suggerendo che anche il male massimo, che è quello che appunto Dante deve descrivere ora, è molto difficile da descrivere, come sarà impossibile invece descrivere pienamente il paradiso. Anche qua Dante dedica le prime tre terzine a dichiarare che non ha le rime così brutte che meriterebbe la descrizione di questo basso inferno. Allora iniziamo a leggere. Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sopra il qual puntan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente. Allora, se io avessi le rime, diciamo, per Dante sono quello che sono le rime per noi, ma la parola rime in italiano antico ha anche l'accezione di stile, cioè di registro. Quindi se io avessi versi talmente aspri e chiocce, cioè stridenti, cioè l'aggettivo aspro un aggettivo che secondo quel che Dante definisce nel De Vulgari Eloquentia si oppone all'aggettivo dolce, che invece è quello stile che si addice alle rime d'amore. E infatti questo nono cerchio è un cerchio caratterizzato dall'assenza totale di amore, e probabilmente per questo Dante prese questa decisione del tutto nuova rispetto della tradizione di farlo tutto ghiacciato, perché appunto il ghiaccio, secondo i commentatori antichi, serve a dar l'idea della totale mancanza dell'ardore di carità, che invece è tipico del paradiso. Allora Dante dice: se io avessi rime di uno stile aspro e stridente, chiocce, cioè di un brutto suono, come si converrebbe, cioè si adeguerebbe al buco triste sopra il quale si appoggiano tutte le altre rocce dell'inferno, ma anche del mondo, perché essendo il centro di gravità è quello che attira tutti i gravi, io esprimerei il suco del mio concetto, cioè di quello che io ho in testa più pienamente. Scusate, qualcuno ha il microfono aperto e si sente un cane che abbaia. Non è male come suono, diciamo, di sfondo per l'inferno, però a volte copre la mia voce. Claudia, è che ha il microfono aperto, l'istituto, giustamente. Ha già chiuso, grazie. Ho già corretto. Grazie, grazie. Allora, dice Dante, attraverso questo metodo Scusatemi. ipotetico, se io avessi le rime brutte e di suono orrendo, adeguate al posto più basso dell'universo su cui si appoggiano tutti i pesi, io esprimerei il succo del mio concetto, cioè di quello che io ho in testa, in modo più esauriente, pienamente. Ma perché io non l'avvo, ma siccome non ce l'ho, dice Dante in un modo, insomma, particolarmente espressivo, perché intanto si sta servendo di rime, chiocce e stridule, no? Infatti queste parole in posizione finale diverso, chiocce, rocce, eh? Suco, buco, abbo, gabbo sono effettivamente rime particolarmente stridule, stridenti, che contrastano moltissimo con la tradizione lirica. Ma siccome non ce li ho, dice Dante,
mi conduco, cioè mi accingo a dire, a dire, non senza tema, non senza timore, già che non è un'impresa da pigliare a gabbo, cioè da prendere sotto gamba, di scrivere fondo a tutto l'universo, cioè descrivere il fondo dell'intero universo, né un'impresa da lingua che dica mamma o babbo, quindi una lingua puerile, ancora immatura. Dunque, vi dicevo che mentre Dante dichiara di non avere questa lingua talmente espressiva della bruttezza, fino al punto di poter adeguare la forma del suo poema al contenuto che ora lo deve riempire, nel frattempo sta facendo uso appunto di uno stile particolarmente, insomma, lontano dallo stile della lirica d'amore, che è lo stesso stile che, nel quale lui si era già provato durante la giovinezza, nelle cosiddette rime petrose, quelle rime appunto rivolte a una donna dura come una pietra di fronte all'amore di Dante e che avevano meritato da parte di Dante questo stile del tutto contrastante con lo stile dolce stilnovistico in cui si era espresso invece nella Vita Nuova. Questo per ricordare una cosa che abbiamo detto fin dall'inizio del nostro corso, e cioè che nella Divina Commedia, nonostante la sua sbalorditiva novità, anche per quel che riguarda l'opera di Dante precedente, capiamo che è l'opera di maturità di un poeta che comunque fin da giovane, aveva caratterizzato la sua produzione con lo sperimentalismo molto audace. Allora, dopo aver dichiarato l'ineffabilità di quel che deve narrare ora, come è tradizionale, e lo vedremo spesso nel Paradiso, come vi dicevo, il Dante scrittore si rivolge alle muse per chiedere aiuto. Quindi al verso decimo: ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutaro Anfioni a chiuder Tebe, sicché dal fatto il dir non sia diverso. Cioè, ma siccome devo narrare, nonostante non mi senta del tutto idoneo a dire fedelmente quel che ho visto, che mi aiutino le muse, cioè quelle stesse donne che aiutarono Anfione. Anfione era, diciamo, un poeta figlio di Giove, che secondo si racconta nella Tebaide di Stazio, nell'Ars Poetica di Orazio, essendo stato ispirato dalle muse, fece sì che le pietre con le quali si dovevano costruire le mura di Tebe scendessero da sole dalla montagna. E quindi dice che le muse, le stesse che aiutarono Anfione a costruire le mura di Tebe, mi aiutino nel verso in modo che il dire non sia diverso dal fatto, quindi si adegui il meglio possibile a ciò che devo dire. Attraverso questa richiesta alle muse e questa perifrasi, per nominarle, si anticipa la presenza di Tebe in questa bassa zona dell'inferno, e infatti, come vedremo nel prossimo canto, che è l'ultimo canto dove Dante narra l'incontro con un essere umano, Tebe servirà appunto di paragone, come termine di paragone, per la realtà italiana. Nel caso specifico Pisa, ricordiamo che Tebe è la città, diciamo, danneggiata per molto tempo a causa dei misfatti di Edipo. E vedremo che lungo l'episodio di questo canto continuerà ad apparire la città di Tebe. Allora, dopo aver chiesto aiuto, Dante al verso 13 esclama contro questi ultimi peccatori,
che hanno meritato da parte della giustizia divina il peggiore dei posti dell'universo, o sovratutte malcreata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, mei foste state qui, pecore o zebe. E Dante scrittore esclama appunto: o plebe creata peggio di tutte le altre, che sei nel luogo di cui è difficile parlare, sarebbe stato meglio per voi essere qui in terra pecore o capre, cioè essendo stati peggiori dei traditori, vi sarebbe convenuto essere nati bestie, cioè privi di libero arbitrio, e quindi innocenti, e quindi non sareste ora nel peggiore dei posti. E ora sì, al verso 16, dopo queste dichiarazioni che ci preparano a cogliere un pezzo di male talmente terribile che nemmeno attraverso tutte le risorse che Dante ha messo in favore della descrizione di Malebolge basterebbe a dire quanto è brutto, riprende Dante la narrazione. Come noi fummo giù nel pozzo scuro sotto i piedi del gigante assai più bassi, cioè non appena noi fummo giù nel pozzo buio, molto più bassi rispetto ai piedi di Anteo, il gigante che ricorderete nell'ultima scena del canto che abbiamo letto la settimana scorsa, ha depositato con la sua mano Dante Virgilio nel nono cerchio, evidentemente cocito e molto più basso rispetto ai piedi del gigante, quindi c'è un burrone importante che separa l'ottavo dal nono cerchio, e io, dice Dante al verso 18, io mirava ancora l'alto muro, stavo ancora guardando verso l'alto muro che ha i giganti come torri, vi ricordate? Dice riudimmi, guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri lassi. Allora, mentre io stavo ancora guardando l'alto muro che rinchiude nono cerchio, mi sentì dire: fa attenzione a come passi, cammina in modo che tu non calpesti con i piedi le teste dei poveri fratelli miserevoli. Non sapremo mai chi pronunciò queste parole, perché Dante non ha visto, Dante stava guardando il muro verso l'alto e si sentì dire da giù queste parole. Non sappiamo chi le ha dette perché Dante non lo sa, ma immediatamente al verso 22 Dante allora si rivolge, come fa di solito, alla fonte del suono, perché io mi volsi e vidimi davanti e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante. Per cui io mi girai e vidi che davanti a me e sotto i miei piedi c'era un lago ghiacciato che aveva aspetto non di acqua, ma di vetro. Allora, questo è Cocito, come ci era già stato annunciato, è un fiume tradizionale che si trova sia nel libro di Giobbe della Bibbia, sia nell'Eneide virgiliana. Quello che è, diciamo, vi dicevo, una grande novità dantesca è il fatto che sia ghiacciato. I commentatori si sono ben presto chiesti su questa scelta di Dante, che in qualche modo contrasta con l'immaginario volgare dell'inferno, che in genere anche nell'iconografia si presenta pieno di fuoco, e secondo alcuni questa cosa è stata suggerita da Geremia a Dante, che parla insomma di un'acqua gelata come
associata alla malvagità, secondo altri invece è il commento di Agostino nelle Confessioni a Isaia, secondo cui Lucifero avrebbe il suo seggio in Aquilone, Cintramontana, per avere attorno a sé buio e freddo. Non sapremo mai come è venuto in testa a Dante questa cosa, fatto sta che il fondo dell'inferno corrisponde a un eterno inverno. Sono due parole che in italiano suonano molto molto vicine, eh? Inferno e inverno. E forse anche questa sonorità ha suggerito Dante di presentare come freddo eterno il fondo dell'inferno. Allora, il verso 25, come al solito, per darci l'idea di quanto era grosso questo ghiaccio, Dante fa una similitudine con i laghi, anzi i fiumi più freddi che conosceva il lettore europeo a cui lui si rivolgeva. Al verso 25, non fece al corso suo sì grosso velo d'inverno la da noi non star licchi, né Tanais là sotto il freddo cielo come era quivi. Cioè, i fiumi Danubio, la Danoia, in Osterlicchi, in Austria, non fece un velo così grosso al proprio corso, né il fiume Don, là sotto il cielo freddo del nord, come era lì. Che se Tambernicchi vi fosse succaduto o Pietrapana, non avria pur dall'orlo fatto cricchi. Allora, in modo che, cioè, era talmente grosso questo ghiaccio che se queste due vette, no, montagne enormi di Tambernicchi o Pietrapana, che sono vette delle Apuane sopra Vessilia, fossero cadute su questo ghiaccio, non avrebbe fatto nemmeno cric nell'orlo, cioè nel bordo, dove è più sottile in genere il ghiaccio. Vedete come Dante continua a sfruttare queste rime del tutto prive di tradizione lirica, in icchi, per esempio, addirittura mettendo un'onomatopea in posizione di rima, come cricchi. Allora, qui notevolmente per rendere il suono che queste anime che sono conficcate nel ghiaccio, come ora vedremo, facevano con i denti, questo, Dante si serve di di un termine di analogia che però ci presenta il caldo dell'estate. Allora, al verso 31, è come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua. Quando sogna di spigolar sovente la villana, livide in sin laddove appar vergogna, eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Allora, nella stessa posizione in cui la rana sta a gracidare, a fare questo suo tipico rumore, con il muso fuori dall'acqua, nell'estate, cioè nella stagione in cui la villana, la contadina, sogna spesso di spigolare, cioè siccome è tempo di mietitura, sta tutto il giorno a spigolare, quindi poi la notte si sogna le stesse scene, così nello stesso modo, al verso 34, livide per il freddo. Fin dove appare la vergogna, cioè nel viso dove arrossendo si manifesta la vergogna, erano dentro la ghiaccia le ombre dolenti, facendo con i denti lo stesso rumore che fa la cicogna. Quindi le anime dei traditori stanno, queste almeno, perché come vedremo la settimana prossima ci sono diverse zone in questo nono cerchio,
Queste hanno la testa fuori dalla ghiaccia come la rana si sta fuori tutto il resto del corpo dentro il ghiaccio. E al verso 37 Dante descrive la posizione in cui è la testa di queste anime che vede per prime. Ognuna in giù tenea volta la faccia, quindi avevano la faccia verso il basso, ora vedremo perché. Da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo tra lor testimonianza si procaccia. Cioè il cuore triste, sofferente di questi, esprime una testimonianza dagli occhi e dalla bocca, cioè dalla bocca perché tremano e dagli occhi perché piangono. Cioè, evidentemente lo stare con la testa verso il basso permette loro di liberare gli occhi dalle lacrime, il che poi, come vedremo, non capiterà ad altri dannati che sono invece con la testa verso l'alto, per cui il ghiaccio gli si accumula nel globo oculare, aumentando chiaramente la punizione. Allora, io vi anticipo questo, non perché vi voglio rovinare il libro, cerco di farlo il meno possibile, veramente, ma perché si capisca quello che accade ora in questa scena che leggeremo. Al verso 37, no, scusate, quello l'ho già letto, al verso 40. Quando io m'ebbi dintorno alquanto visto, volsimi ai piedi e vidi due sì stretti che il pel del capo a pieno insieme misto. Cioè, quando io mi guardai intorno, cioè dopo essermi guardato intorno, mi volsi ai miei piedi, quindi guardai verso il basso, e vidi due teste di dannati, che chiaramente sono sotto il ghiaccio, che erano così stretti, così vicini, che i capelli della testa gli si mescolava in una matassa di ghiaccio insieme. Va bene? Questo è veramente stupendo per uno scultore, no? Pensare al ghiaccio che unisce i capelli di questi due, talmente stretti sono. E allora Dante, al verso 43, come di solito fa con quelli che ha vicini, e soprattutto quando vede due insieme, come abbiamo visto che faceva fin dal secondo cerchio. Al verso 43 domanda chi sono. Ditemi voi che si stringete i petti, dissi io, chi siete? Allora, voi che avete i petti così vicini, stretti, ditemi chi siete? E quei piegare i colli, allora loro che erano con la testa all'ingiù, piegarono il collo per rivolgere lo sguardo a Dante, che in questo modo del tutto straordinario sta domandando di loro. No? Perché se sono tutti dentro il ghiaccio, il fatto che Dante sia più in alto e domandi della loro identità è evidentemente qualcosa del tutto eccezionale. Allora, quei piegare i colli, e poiché berli visi a me eretti, gli occhi lor che eran pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra, e il gelo strinse le lacrime tra essi e riserrolli. Allora, una volta che loro ebbero alzato i visi verso di me, i loro occhi, che prima erano dentro molli, cioè privi di lacrime, gocciarono su per le labbra e il gelo, cioè il ghiaccio, strinse le lacrime tra le labbra e li riserrò. Quindi le lacrime che cadono sulla bocca, congela subito e li fa chiudere le labbra, cioè non possono parlare. E Dante, che non solo dal punto di vista fonico cerca di esprimere nell'estremo della bruttezza questo fondo dell'inferno, ma anche dal punto di vista retorico, adesso fa un paragone con una cosa veramente dura, cioè letteralmente dura. Al verso 49, con legno, legno spranga, mai non cinse forte così.
cioè il ghiaccio chiuse le labbra di questi così duramente, più duro di quanto una spranga non unisse un legno con un altro legno. Una spranga è questa cosa di ferro, che mette insieme due legni, e quindi vedete come la durezza del ghiaccio, che chiaramente si corrisponde con una durezza di cuore che ebbero i traditori, perciò la meritano come contrappasso, viene paragonata a una cosa molto dura come il materiale del legno e del ferro. Ondei, verso 50, ondei come due becchi cozzari insieme, tanta ira li vinse, per cui loro come due buoi, no? Come due becchi, cozzarono, cioè si diedero dei colpi testa contro testa, vinti dall'ira di essere stati in qualche modo fregati, perché spontaneamente avevano alzato il viso ed erano rimasti con le labbra attaccate. E quindi questi due che Dante ha interpellato per primi non potranno rispondere. Forse uno di loro era quello che prima aveva detto a Dante: guarda come passi, no? Non lo sapremo mai, ma visto che Dante aveva ricevuto da una testa che era lì questa indicazione, è probabile che fosse stato uno di questi, ma non lo sapremo mai perché questi ora hanno la bocca del tutto serrata dal ghiaccio. E quindi al verso 52, siccome Dante aveva chiesto a loro qual era la loro identità, uno che aveva ascoltato questa domanda risponde. E questo è interessante perché da questo momento in poi, in tutto l'episodio, vedremo che i traditori in qualche modo provano piacere nel accusare con nome e cognome i compagni. Perché, come vedremo, l'avevamo anticipato qualche settimana fa a proposito di una domanda che qualcuno di voi aveva fatto, queste anime, come ora vedremo, non vogliono essere riconosciute, non vogliono risultare con nome e cognome sulla Divina Commedia e che tutti noi sappiamo che sono finiti nel peggiore dei posti dell'universo. E quindi Dante deve imparare ad avere notizie di questi, non più, diciamo, attraverso la fama che offre, come ha fatto finora, ma attraverso altre strategie. Allora, al verso 52, e un che aveva perduti ambo gli orecchi per la freddura, cioè uno che era lì vicino chiaramente, che non aveva più le orecchie, gli erano cadute a causa del freddo, pur col viso in giù, cioè mantenendo il viso verso il basso, perché chiaramente ha imparato dagli altri che cosa gli sarebbe successo se avesse alzato il viso, disse: perché cotanto in noi ti specchi? Cioè, perché ti soffermi in noi così tanto? Domanda a Dante. Se vuoi sapere chi son cotesti due, la valle onde Bisenzo si dichina del padre loro Alberto e di lor fue. Allora, come vedete, quest'anima subito dice a Dante quello che Dante voleva sapere. Gli dice che questi due sono due fratelli, come dirà subito dopo, d'un corpo usciro, e il loro padre è Alberto, sono dei conti di Magonga. De Mangona, scusate, erano nemici tra di loro. Sono due fratelli, Napoleone e Alessandro degli Alberti, il primo Napoleone Ghibellino, Alessandro invece Guelfo, che secondo ci raccontano i cronisti e i commentatori del poema, avevano litigato per l'eredità. E secondo una leggenda dell'epoca, che oggi non si considera più storica, si erano ammazzati l'un l'altro tra il 1282 e il 1286. Quindi è interessante che i primi personaggi che Dante vede qua siano fratelli, perché chiaramente, insomma, il tradimento contro chi si fida, una almeno delle sue categorie è quella
dell'inganno, come dicevamo prima, aggravato dal vincolo di parentela. E infatti, subito dopo, quest'altro personaggio che ne sta parlando, al verso 58, aggiunge: d'un corpo usciro e tutta la Caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'essere fitta in gelatina. Allora, uscirono dallo stesso corpo della madre, quindi ebbero la madre in comune, e tu potrai ripercorrere, ricercando tutta la Caina, e non troverai nessun altro dannato più degno di essere ficcato qui nel ghiaccio. Ghiaccio detto con la parola gelatina, che chiaramente è spregiativa, no? Come se loro fossero, insomma, delle verdure. Messe dentro la gelatina. Allora, qui è apparsa per la seconda volta nel poema questa parola Caina, che avevamo sentito, vi ricordate, in bocca di Francesca da Rimini, che dopo aver raccontato la sua storia e come era stata ammazzata dal marito, insomma, che aveva trovato lei e Paolo in adulterio, un po' come una profezia carica di volontà di vendetta, aveva detto: Caina attende chi a vita ci spense. Quindi la Caina, cioè questa zona del nono cerchio, sta aspettando colui che ammazzò me e Paolo. Non so se vi ricordate che in quel momento, quando abbiamo letto il canto quinto dell'inferno, io che non mi fido per niente di Francesca, vi avevo detto che così come, e questo è unanimemente accettato dalla critica autorevole, non è affidabile la percezione che Francesca sembra di avere e cerca di trasmettere sul proprio peccato. Vi ricordate che lei dà la colpa al libro che lei e Paolo stavano leggendo e allo scrittore? E avevamo detto che se lei è lì non è perché la giustizia divina sbagli, ma certamente una sua responsabilità c'è. E quindi avevamo detto che quando arriveremo alla metà del purgatorio e Virgilio spiegherà a Dante che cos'è l'amore, lì, se non l'abbiamo avvertito prima, vedremo che la versione dell'amore che Francesca ha trasmesso a Dante non è quella vera, che è quella che invece chiaramente pronuncerà il maestro. Beh, vi dicevo che questa versione dell'amore sia chiaramente sbagliata, è una cosa pacificamente accettata dalla critica. Quello che io avevo aggiunto quando abbiamo letto questo canto è che, secondo me, è molto improbabile che Gianciotto, il marito, insomma, di Francesca, sia destinato a finire nella Caina. E in quel momento vi avevo detto: quando leggeremo la parte della commedia destinata alla descrizione della Caina, vedremo che razza di traditori ospita. E una delle cose che io vi invito a cogliere, insomma, nonostante le interruzioni che per forza dovremo fare per parlare di ogni personaggio, è quello che hanno in comune. Quello che questi personaggi hanno in comune è il tradimento sia ai parenti, perciò chiaramente questa zona dell'inferno prende il nome da Caino, no? Il traditore di Abele. Ma tutti agirono con deliberazione, perché appunto il tradimento è per Dante un caso particolare di frode, e la frode si caratterizza appunto per essere un inganno ordito, nel quale ordimento appunto partecipa, al quale partecipa fortemente la ragione, e quindi non una reazione in preda a una passione violenta, come è stato invece l'omicidio di Paolo e Francesca da parte di Gianciotto. E non solo è deliberata questa colpa,
ma in tutti i casi che vedremo qua, la motivazione del tradimento è la volontà di avere denaro, il che non c'entra niente con Gianciotto, va bene? Allora, al verso 61, dopo aver detto a Dante chi sono questi due, quest'anima che evidentemente prova piacere a segnalare altri compagni di pena, perché Dante qui non ha chiesto più niente, ma lui, insomma, motu proprio continua a dare nomi, al verso 61 presenta il solo personaggio di questo gruppetto che la cui storia proviene da un libro, mentre tutti gli altri, va ricordato, sono italiani contemporanei, che erano stati protagonisti di fatti di cronaca, che il lettore riconosce quindi molto vicini. Questo invece è un personaggio che proviene dai poemi epici del ciclo bretone, e infatti leggiamo verso 61, non quelli, cioè sta facendo l'elenco di quelli che non sono peggiori nella Caina di questi due fratelli Alberti, Allora, non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con esso un colpo per la man di Artù. Cioè questa perifrasi indica Mordred, il figlio naturale o secondo altre versioni il nipote del re Artù, che aveva cercato di ferirlo ed era stato ammazzato dal re Artù, e secondo l'amor del re Artù, che è uno dei poemi appunto che circolavano, che molto probabilmente Dante ebbe come fonte, Artù nel ferirlo gli fece un tale buco con la spada che anche la sua ombra si era interrotta e ci passava la luce dentro. Perciò qui questo personaggio dice che il petto e l'ombra gli furono rotti con lo stesso colpo. Bellissima immagine. Quindi un altro traditore di un parente, in questo caso del padre. E al verso 63, adesso inizia questo elenco, come vi dicevo, di traditori appartenenti all'ambiente dell'Italia contemporanea. Non Focaccia, questo Focaccio uccise un suo cugino, un tale Vanni dei Cancellieri, morto secondo i commentatori antichi nel 93, non questi che mi ingombra col capo sì, chi non veggio oltre più, e fu nomato Sasso il Mascheroni, se tosco sei, ben sai ormai chi fu. Allora, per darci un'idea di quanto sono vicini e immobili, quest'ombra, che non si è ancora presentata, lo farà ora, dice, è questo che mi ingombra con la sua testa, così che io non posso vedere più oltre, quindi che ha la sua testa che mi assiepa, diciamo. E non Focaccia fu così grave, non questo qua, che Sasso il Mascheroni, un toscano di cui sappiamo pochissimo, ma secondo altri, insomma, secondo alcuni commentatori antichi, sembra di essere un toscano cui era stato indicato di prendersi cura di un nipotino, e lui per rimanere con la sua eredità lo aveva ucciso. Terribile. E al verso 67, questo qua, affinché Dante non gli domandi più cose, dice chi è lui stesso. E perché non mi metti in più sermoni, sappi chi fu il camiscion dei pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Allora, finché tu non mi faccia parlare più a lungo, sappi che io fui camiscion Uberto dei pazzi di Valdarno, di nuovo un toscano, e anche lui, insomma, traditore di un suo cugino, ma sto aspettando Carlino, che è un nipote suo, che farà, mi scagioni vuol dire mi farà apparire meno grave, perché lui è peggio ancora di me.
di questo Carlino non si sa, diciamo, fece così tanti omicidi che non si sa bene a quale si sta riferendo qui il personaggio. Morì nel 1302, ma è interessante questa piccolissima profezia sulla morte di un suo parente, perché in qualche modo dà l'idea di quest'Italia così violenta, così corrotta, in cui i misfatti andranno oltre il viaggio di Dante, continueranno, vero? Allora, al verso 70, finite le parole di questo personaggio, Dante chiaramente gira la vista e dice: «Poscia vidio mille visi cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezze verrà sempre dei gelati guanzi». Cioè, dopo io vidi mille è sempre il numero indeterminato, chiaramente, che Dante usa per dare un'idea della quantità innumerevole di anime che ci sono in un posto, in questo caso nel peggiore dei posti. Visi cagnazzi, cioè paonazzi, a causa del freddo, per cui continuo a rabbrividire oggi che scrivo, e lo farò sempre, ogni volta che vedo una pozzanghera ghiacciata. Quindi questo è interessante, perché è come se Dante, il Dante scrittore, stesse confessando che l'impressione dell'inferno gli rimase per sempre quando tornò nella vita del mondo. Allora, visto che siamo in mezzo tra due episodi e siamo nel mezzo del canto, e sono le tre, è simmetricamente augurabile fare ora la pausa, e quindi vi ascolto nel caso abbiate dei dubbi o dei commenti. Vorrei fare una domanda generale dell'inferno, che ho la curiosità da quasi dall'inizio. Perché non si vedono donne, non si nominano donne? Perché le donne non erano persone in quel periodo, in quell'epoca, di lavorare, di fare un posto importante, di avere un posto importante, o non so perché. Allora, grazie della domanda, è molto importante. Intanto Dante ha visto delle donne, sono chiaramente in minoranza rispetto agli uomini, e sono in minoranza soprattutto le donne con cui parla, e al di là di quelle che nomina di passaggio, no? In realtà io potrei dire: dobbiamo aspettare a leggere il canto 17 del Paradiso per sapere questo, ma siccome siamo una umanità di poca pazienza, Dante forse avrebbe aspettato, ve lo anticipo, fidandomi comunque della vostra poca memoria, ne riparleremo magari quando leggeremo il Paradiso. Quando Dante nel mezzo del Paradiso incontrerà un suo avo, il suo trisavolo Cacciaguida, è un incontro importantissimo, forse il più importante per quel che riguarda il suo destino individuale. Tra le altre cose che saprà da lui, una è perché a lui è stato dato di vedere quello che ha visto, perché ha visto alcuni personaggi e non altri. E lì una delle cose che appunto Dante viene a sapere è che a lui è stato di vedere solo anime di famosi, perché siccome il libro che dovrà scrivere con il materiale raccolto durante il viaggio ha come funzione ricondurre l'umanità alla felicità perduta, e quindi ha un compito edificante, formativo, Cacciaguida gli dice: ti sono state mostrate in questi cieli, nell'inferno, nel purgatorio, solo anime famose, note ai lettori, perché, come sai, la gente non impara da esempi sconosciuti. E quindi questa osservazione legata a quella che tu stessa ti sei data, cioè le donne non occupavano
non svolgevano ruoli di una importanza che meritasse la loro fama, ha una certa logica che noi dobbiamo pensare che l'inferno, il purgatorio, il paradiso è altrettanto popolato da donne che da uomini, però evidentemente gli uomini quantitativamente erano più famosi, c'erano più uomini famosi che donne famose, e quindi è più utile per diciamo la finalità formativa del libro che gli esempi siano di famosi, e quindi è quasi naturale, insomma, spontaneo che prevalgano gli uomini sulle donne. Altri dubbi che state trascinando da tempo, come quello di Maria Rosa, o che riguardano scusa, questo episodio? Sì. Scusa, Claudia, di dove prende l'idea del Giacco Dante? Della tradizione, di alcuna tradizione? O beh, io ho cercato di dire, insomma, le due ipotesi sono una. Da questa interpretazione di Agostino su un passo di Isaia, secondo cui Lucifero aveva il suo seggio in tramontana, nell'Aquilone, perché è buio e freddo. Questa è l'ipotesi, insomma, più insomma, che gode di maggior prestigio. Però il ghiaccio come materiale in sé non si è ancora trovato, che io sappia, perché sapete, Dante, mentre noi stiamo parlando, sta essendo studiato in almeno 20 paesi, e quindi è impossibile essere aggiornati con la bibliografia. Poi questo non è un canto che io abbia mai studiato, quindi è possibile che si sia già trovata una fonte dove il ghiaccio è legato al male, però fin dove arrivano le mie conoscenze sugli stessi commenti e la bibliografia che di solito vi suggerisco di andare a vedere, non si trova il ghiaccio come giustificazione in sé, quindi forse un'invenzione direttamente da parte di Dante. Dovete anche pensare che nella vita inimmaginabile dei medievali, che soffrivano di tante cose che per noi, insomma, è quasi impossibile, cioè proprio avere l'idea dell'odore che c'era, delle malattie, della violenza. Beh, una delle cose che noi oggi non viviamo più è il freddo che avevano queste persone. Il freddo era qualcosa di veramente terribile e molto pericoloso. Quindi l'idea di un inverno eterno è un'idea che veramente il lettore cui Dante si rivolge poteva trovare davvero spaventosa, molto spaventosa. E il freddo, diciamo, faceva finire le vite spesso, quindi il fatto che non arrivi mai la primavera, mai il caldo, era qualcosa che metteva veramente paura. Altre domande o commenti? Grazie. Prego. No, io passo la schermata per vedere se trovo qualcuno che abbia la faccia perplessa, ma non vedo facce, vedo solo quadretti. Bene, allora se non ci sono più dubbi né commenti, se siete d'accordo, continuiamo. Riprendiamo allora dal verso 73. E mentre candavamo in ver lo mezzo al quale ogni gravezza si rauna e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste forte percossi il pie nel viso ad una. Beh, qui comincia un episodio del tutto insolito nella commedia, perché noi abbiamo già visto più volte la violenza fra i condannati, tra di loro, oppure tra
insomma, gli esecutori della punizione e i dannati, ma in questo episodio sarà lo stesso Dante ad essere protagonista di un evento violento, anzi di due, come vedremo. Allora Dante dice: mentre noi camminavamo, ci avviavamo verso il mezzo dell'universo, dove si radunano tutti i pesi, e io tremavo nel vento eterno, freddo, poi capiremo perché, cioè non solo perché c'è ghiaccio, ma c'è anche vento, come vedremo che aumenterà man mano che si scende. E Dante dice: non so se fu volere o destino o fortuna, ma fatto sta che io, mentre passeggiavo tra le teste, stupenda immagine che ci fa notare l'altezza dei piedi di Dante e le teste dei dannati, io con il piede percossi fortemente il viso di una delle teste. Allora, qui Dante dice in un modo veramente spiazzante: non so se fu volere, e non chiarisce se volere proprio o volere divino, o se fu destino, cioè qualcosa che riguarda proprio la sorte eterna di Dante, o fortuna. Vi ricordate questa ministra di Dio di cui abbiamo saputo da Virgilio nel Settimo dell'Inferno? Ci viene raccontato che distribuisce i mali e i beni del mondo sublunare secondo giustizia divina, ma in un modo del tutto imprescrutabile. Cioè, non so perché, dice Dante, ma il mio piede, insomma, percosse fortemente il volto di un'anima. E ora vedremo che, se Dante non lo sa, ovviamente neanche noi lo possiamo sapere, ma quello che non è sicuramente è il caso che ha voluto questo, perché quest'anima c'entra fortemente, chiaramente l'anima di un traditore, altrimenti non sarebbe lì, ma un traditore la cui vicenda è fortemente legata al destino di Firenze. E quindi al verso 79, quest'anima che si vede colpita da Dante, al verso 79, piangendo mi sgridò, cioè pianse e grida insieme: perché mi peste? Cioè, perché mi calpesti? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? Cioè, se tu non sei venuto ad aumentare la punizione, la giustizia divina dovuta a Montaperti, perché mi danneggi? Cioè, attraverso questa menzione di Montaperti, chiaramente Dante viene a sapere che questa è un'anima almeno toscana e che visse in tempi recenti, perché, come voi sapete, questa è la battaglia la cui memoria molto fresca, da quel che Dante disse a Farinata nel Decimo dell'Inferno, fa sì che ancora gli Uberti siano estromessi dalle cariche pubbliche. Vi ricordate, no? Questo magnifico episodio del Decimo dell'Inferno, dove Dante incontra questo capo ghibellino che, come fuoriuscito ghibellino, perché i Guelfi erano al potere, avevano preso il potere nel 1258, aveva organizzato l'esercito ghibellino di Siena, e nel 1260 in Montaperti, appunto, aveva sconfitto i propri concittadini Guelfi entrando nella città con la violenza. Allora, come vedremo, insomma, questo personaggio ha qualcosa a che vedere con Montaperti. Dante non sa ancora chi sia, però Dante fa uno più uno. Dice: se questo ha pensato che il mio piede fosse parte del contrappasso della giustizia divina,
che io stia aumentando. E se lui è lì per tradimento, perché altrimenti non sarebbe in questo posto dell'inferno, e se la sua colpa è legata a Montaverti, forse è il traditore di Montaverti. Questo ha lui in testa. Perciò al verso 82 chiede a Virgilio di parlare con quest'anima. E io, maestro mio, or cui m'aspetta, sicch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta. Cioè Dante dice, maestro, aspettami qua, perché io devo uscire da un dubbio che ho a proposito di questo qua. Poi mi affretterò tutto quello che tu vuoi, cioè recupererò se adesso perdo tempo. E allora Virgilio al verso 85 si ferma, lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora, quali sono altrui? Allora Virgilio rimase fermo, e io a quello che stava ancora bestemmiando duramente dissi, chi sei tu che rimproveri gli altri così? Cioè il rimprovero era perché Dante gli aveva colpito la testa con il piede, no? Anzi, il viso. E allora l'altro, il verso 88, gli dice, or tu chi sei che vai per l'antenora percotendo, rispose altrui le gote, sicché se fossi vivo troppo fora. Allora tu chi sei, dice l'altro, che vai camminando attraverso l'antenora colpendo le guance degli altri, in un modo che se fossi vivo sarebbe troppo, non lo tollererei. Allora, chiaramente attraverso questa parola antenora, che è dello stesso livello della parola caina di prima, capiamo che siamo in una nuova zona del nono cerchio di Cocito, dove da quello che emerge dal racconto che ora avremo, sono puniti i traditori politici. Sia dei partiti politici, come vedremo, sia della patria. Antenora, chiaramente, così come Caina prende il nome dal personaggio biblico Caino, l'Antenora lo prende da Antenore, il traditore greco che secondo la tradizione medievale aveva aperto le porte della città per far entrare il cavallo di Troia, cioè il troiano, scusate, non il greco, altrimenti non sarebbe stato traditore, no? Il troiano che aprì le porte del cavallo che avrebbe poi deciso le sorti della città. Allora, chi sei tu? Che se fossi vivo, beh, qui nel verso 90 questo verbo fossi è ambiguo perché, sapete, in italiano questa forma è sia di prima che di seconda persona, per cui secondo alcuni vuol dire se io fossi vivo non te lo permetterei, secondo altri è se tu fossi vivo, e questo secondo questa interpretazione questo personaggio pensa che Dante sia un dannato anche lui, sarebbe insomma un gesto troppo osato. Dante risponde, vivo son io. A seconda di dove mettiamo l'accento si chiarisce o meno questo fossi del verbo precedente, no? Io sono vivo, oppure vivo sono io, non tu. E qua Dante sbaglia, come dicevamo prima, perché abituato com'è al fatto che le anime dicano chi sono in cambio del favore che lui farà quando tornerà al mondo di rinnovare la loro fama, anche qui lui offre questo, ma come vedremo qui questa promessa non serve a niente, anzi è del tutto fuorviante. Allora Dante al verso 91 dice, vivo son io e caro esser ti puote, fu mia risposta, se dimandi fame, fama che io metti il nome tuo tra le altre note. Cioè io sono vivo e ti può essere caro, se vuoi fama, che io metta il tuo nome tra gli altri appunti che sto prendendo durante il viaggio, tra le note della commedia. E allora quest'anima
che sappiamo che è un traditore, sappiamo che è italiano, sappiamo che c'entra qualcosa con Montaperti, ma non sappiamo ancora di preciso chi è, risponde a Dante al verso 94 ed egli a me: del contrario o io brama. Cioè, io quello che desidero è proprio il contrario. Cioè, non, che non si sappia dove sono io, che nessuno parli di me. Levati, quinci, e non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama. Cioè, vattene e non disturbarmi più, che in questa lama di ghiaccio, cioè in questa zona, in cucito, non sai lusingare, cioè non sai convincere gli altri a fare quello che tu vuoi, perché la fama qua non è qualcosa di desiderato. Va bene? Allora Dante qua fa una cosa del tutto inaudita. Lo prende dai capelli per costringerlo a parlare. Vedete che il fatto che prima l'abbia colpito non è casuale, perché è uno che con il quale Dante ce l'ha individualmente, no? Verso 97. Allor lo presi per la cuticagna e disse, già lo prende da qui, e gli dice: «El converrà che tu ti nomi o che capel qui su non ti rimagna». Cioè, tu ti dovrai nominare, altrimenti ti lascerò calvo. Non ti rimarrà manco un capello, il che insomma immagino che nel ghiaccio sia particolarmente brutto, eh? A parte il dolore ovviamente, no? Dello strappo dei capelli. E al verso 100, ondelli a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò chi io sia, né mostrerò di se mille fiati in sul capo mi torni. Allora lui gli dice: anche se tu mi levi tutti i capelli, mi dischiomi, non ti dirò chi sono io, né te lo mostrerò, anche se tu mi colpisci il capo, la testa, mille volte. Quindi questo ci tiene veramente moltissimo a non far sapere che è nel nono cerchio dell'inferno. E al verso 103... Io avea già i capelli in mano avvolti e tratti gliennavea più di una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò. Questo è terribile, no? Perché Dante dice: io avevo già la mano avvolta nei suoi capelli e già gli avevo strappato più di una ciocca, mentre lui abbaiava con gli occhi verso il basso, quindi resisteva alla volontà di Dante di alzargli il capo e vederlo, visto che lui non si nominava, quando un altro gridò: ecco che viene in soccorso di Dante un altro traditore, proprio per questo gusto che sembrano di avere i traditori di accusare gli altri. E questa è una delle cose che non è male ricordare quando stiamo per finire l'inferno, che è la totale mancanza di solidarietà che c'è nel mondo dei dannati, il che contrasterà moltissimo con la, diciamo, la volontà corale del regno della salvezza, la cui descrizione leggeremo l'anno prossimo. Cioè, questi qua sono tutti traditori. Sono addirittura riuniti in zone diverse a seconda del tipo di tradimento che fecero, e non sono nemmeno in grado di darsi un po' di conforto tra di loro, no? Anzi, quando uno non vuole parlare, l'altro dice il nome, si prendono in giro, si tradiscono a vicenda. C'è un posto, l'inferno, un postaccio chiaramente, dove c'è totale assenza di benevolenza, di buona volontà, di sentimenti positivi, neanche tra uguali, no? Allora, mentre Dante sta strappando i capelli, cercando di vedere la faccia di questo, di farsi dire il nome, un altro grida, verso 106,
che hai in tu bocca? Non ti basta suonare con le mascelle se tu non latri? Quale diavolo ti tocca? Allora, che c'hai? Bocca, ecco il vocativo che permette a Dante di riconoscerlo. Non ti è sufficiente far rumore con le mascelle quando tremi per il freddo? Se non abbai, che cavolo ti succede? Allora, siccome Dante ha confermato attraverso questo vocativo bocca che si tratta di Bocca degli Abati, appunto il traditore di Montaperti, non ha più bisogno che l'altro dica chi è. Questo Bocca degli Abati era un ghibellino che nel 58 era rimasto a Firenze eccezionalmente, si era salvato dall'esilio e che quindi nella battaglia di Montaperti, cui abbiamo appena accennato, nel 1260 faceva parte dell'esercito fiorentino, guelfo, se non che in mezzo alla battaglia ha tradito i fiorentini in un modo poi veramente terribile, perché ha tagliato il braccio al portabandiere del proprio esercito fiorentino, quindi è caduto lo standardo fiorentino e poi insomma e la battaglia sappiamo già com'è andata. E quindi vedete che tutta questa caratterizzazione del personaggio, anzi di questa testa, no? Che si resiste, è come se continuasse la caratterizzazione di un personaggio veramente feroce e che addirittura giustifica da parte di Dante questa mancata cortesia. Perché qui Dante, nonostante non abbia ancora fatto il suo cammino purgatoriale, quindi non sia del tutto privo di passioni riprovevoli, chiaramente sta agendo secondo giustizia, altrimenti Virgilio gli direbbe: ma che fai? Lascialo stare. Ma come calpesti le teste, prendi la gente dai capelli, no? Virgilio è lì che aspetta, senza dire niente. Il che vuol dire che la reazione di Dante è virtuosa. Va bene? Questo è interessante perché vuol dire che una reazione aggressiva, ogni tanto, quando l'altro la merita, nella Divina Commedia non è riprovevole. Così come avevamo visto che Dante era, diciamo, era stato in qualche modo iracondo virtuosamente nei confronti di Filippo Argenti, e lì Virgilio non solo non aveva rimproverato niente a Dante, ma addirittura l'aveva abbracciato e gli aveva detto: beata la donna che è stata incinta di te. Va bene? Allora, siccome Dante ha confermato il suo sospetto al verso 109, ormai dissi io non vo che più favelle, malvagio traditor, che alla tua onta io porterò di te vere novelle. Cioè ormai non voglio che parli tu, traditore malvagio, dice Dante a Bocca degli Abati, che per la tua vergogna io porterò nel mondo vere notizie di te. Quindi ormai so chi sei, quindi lo racconterò, come difatti noi sappiamo perché lo stiamo leggendo. E che fa Bocca degli Abati? Siccome è stato scoperto nella sua identità, ormai potete intuire che fanno questi qua, tradiscono gli altri e quindi dice: vabbè, visto che mi hai scoperto, adesso ti dico io chi sono gli altri che sono qua. E quindi al verso 112, va via, rispose, e ciò che tu vuoi conta. E va, cioè si era segnato chiaramente, no? Racconta quello che vuoi, ma non tacer se tu di qua entro eschi, di quel che beor così la lingua pronta. Cioè, ma nel mondo di anche, se tu riesci ad uscire dall'inferno, chi è quello che ora ebbe la lingua così disposta a tradirmi? Quindi la prima cosa che fa Bocca è vendicarsi di quello che l'ha chiamato Bocca, no? E quindi dice al verso 115, «El piange qui l'argento dei Franceschi». Io vidi, potrai dire, quel da due era laddove i peccatori stanno freschi. Allora, quello che piange qua, quello che ha appena parlato, ha ricevuto
soldi dai francesi, quindi il tradimento un'altra volta è stato motivato dalla volontà di ricchezza. Questo è un tale, insomma, Boso da Dovera, perciò lui lo chiama quel da Duera, che era un capo ghibellino cremonese. I ghibellini chiaramente dovevano sostenere la casa Sveva, quindi in questo caso Manfredi, ma si era lasciato corrompere da Carlo d'Angiò con dei soldi e quindi aveva tradito Manfredi prendendosi i soldi dai francesi. E quindi questo dice, potrai dire che tra quelli che sono al fresco, ironicamente, no, della propria condizione, che sono nel ghiaccio, c'è quello da Dovera, questo Boso che si è corrotto con denaro francese. E al verso 118, se fossi domandato altri chi vera, tu hai dallato quel di Beccheria di cui segò Fiorenza la gorgiera. Allora, se quando tornerai nel mondo qualcuno ti domanda chi altro c'era lì nel nono cerchio, tu hai accanto a te quel di Beccheria, un tale Tesauro di Beccheria, che era stato torturato e ammazzato a Firenze perché si diceva che avesse congiurato con i ghibellini fuoriusciti. Oggi, insomma, non si mette in forse questa notizia. Quindi un altro personaggio sempre italiano dello stesso periodo. E al verso 121 un altro, Gianni dei Soldaniere, credo che sia più là con Ganellone e Tebaldello che aprì Faenza quando si dormia. E anche Gianni dei Soldaniere è un fiorentino che tradì la parte ghibellina. E invece Ganellone, così come prima nella Caina vi avevo segnalato Mordred, questo unico personaggio le cui fonti sono leggendarie e non della cronaca italiana dell'epoca, il traditore appunto del re Artù, Ganellone, questo Gano di cui abbiamo avuto occasione di parlare la settimana scorsa perché fu il traditore di Carlo Magno nella battaglia di Roncisvalle, dove Orlando suonò quel corno che era stato termine di paragone per il corno che aveva suonato il gigante nel vedere Dante e Virgilio che si avvicinavano, vi ricordate? Quindi Gano è l'unico nell'antenora, cioè nella zona di Cocito destinata a punire i traditori politici, che non è un italiano che i lettori di Dante riconoscessero come un loro conoscente. E Tebaldello, che aprì Faenza quando si dormia, è un tale Tebaldello dei Zambrasi, che era per un odio, insomma, personale nei confronti di una famiglia ghibellina di Bologna, aveva consegnato Faenza ai Guelfi Bianchi in una notte, lasciandoli entrare senza opporre resistenza. Quindi siamo in mezzo, e ricordiamolo bene per interpretare in un modo giusto l'episodio terrificante che leggeremo la settimana prossima, siamo in mezzo ai traditori politici, va bene? Poi ne vedremo di altro tipo, però per ora abbiamo visto i traditori dei parenti, la Caina, e siamo in mezzo all'antenore, i traditori della patria o della fazione politica. E adesso al verso 124, in un modo del tutto inconsueto in questo poema, ha inizio forse l'episodio più terribile, più patetico di tutto l'inferno, che è l'ultimo di cui è protagonista un singolo personaggio umano e che occupa la prima metà del canto 33esimo. Dico che è unica questa cosa perché qui Dante inizia alla fine di un canto un episodio, lo lascia in mezzo, domanda chi è a un personaggio e la risposta invece si dà nel canto successivo. Quindi è un canto che accresce molto il suspense del racconto. Quindi leggiamo verso 124.
noi eravamo partiti già da Ello, quindi io e Virgilio ci eravamo già allontanati da Bocca degli Abati, che io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello. Cioè io vidi in una stessa buca del ghiaccio due dannati messi in modo tale che uno era cappello dell'altro, quindi una testa era sopra l'altra testa. Così come nel primo episodio dell'inferno in cui Dante ebbe modo di parlare con un'anima, Dante aveva notato due che volavano insieme, in quel momento erano Paolo e Francesca, anche qua sono due, questi che stanno insieme, a proposito della cui sorte appunto Dante domanderà per riempire il suo ultimo grande episodio umano dell'inferno. E al verso 127, e come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, lave il cervel s'aggiugne con la nuca. Allora è come si mangia il pane per fame, così quello di sopra, il sovrano, poneva i denti nella testa dell'altro, laddove il cervello si unisce con la nuca. Quindi questi due che erano uno con la testa sopra l'altro, quello che è sopra si sta mangiando la testa dell'altro. Sono, siamo chiari, tutti e due dannati, tutti e due traditori politici, ma individualmente sono protagonisti di quest'altra vicenda che chiaramente aumenta il contrappasso del ghiaccio, che è comune a tutti i traditori, lo aumenta almeno nei confronti di quello che è sotto e che ha la testa mangiata eternamente. E di nuovo vi avevo avvertito che Tebe sarebbe riapparsa, un'analogia con una storia che Dante legge nella Tebaide di Stazio, al verso 130. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che poi faceva il teschio e le altre cose. Allora, nello stesso modo, Tideo, che è uno dei sette re che assediarono Tebe, era stato ferito a morte da Menalippo, e già ferito a morte lo uccise e chiese che gli portassero la testa e la morse, la testa. Queste cose orrende che solo capitavano a Tebe, di conseguenza, per conseguenza del misfatto tremendo di Edipo, va bene? Ma vedremo che cose della stessa gravità, da quello che Dante ci dirà nel canto 33esimo, capitano anche nella Firenze contemporanea, anzi nell'Italia contemporanea, perché la storia che ora sta iniziando è di Pisa, non di Firenze, però è lì vicino, siamo sempre in Toscana. Qui nel verso, allora, nello stesso modo in cui Tideo si era rosa le tempie della testa di Menalippo per sdegno, nello stesso modo faceva quello che era di sopra con il teschio e le altre cose. Questo ultimo sintagma del verso 132, le altre cose, è davvero da incubo, no? Perché il teschio è qualcosa di duro, ma le altre cose fanno pensare alla materia grigia, no? Al cervello. Ed effettivamente, come vedremo la settimana prossima, c'è qualcosa di molle lì. Insomma, stiamo visitando insieme a Dante il posto peggiore dell'universo, quindi ci dobbiamo aspettare il peggio. Allora Dante ha appena imparato che in quel posto non gli serve per niente offrire fama, che è quello che finora lui dava in cambio di avere notizie dei dannati.
siccome vede che ce n'è uno che sta esprimendo odio nei confronti dell'altro, dice: ah, vabbè, approfitterò di quest'odio. E allora al verso 133: o tu che mostri per sì bestial segno odio sopra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, diss'io, per tal convegno che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi, se quella con chi io parlo non si secca. Allora, o tu che mostri attraverso un segno così bestiale, no? Perché mangiarsi la testa di qualcuno veramente non è umano, dimostri odio verso quello che ti stai mangiando, dimmi perché lo fai, a patto che, cioè facendo un accordo con me, che se tu hai vere motivazioni di piangerti di lui, quindi se il tuo odio è giustificato da qualcosa che lui ti ha fatto, sapendo io chi siete voi e qual è stato il suo peccato verso di te, nel mondo su, dove mi è lecito tornare, io ti ripaghi del fatto che tu mi hai detto chi sei, se la lingua non mi si secca, cioè un modo di promettere, no? Cioè se io avrò il modo di dirlo, racconterò la vostra storia e tutti sapranno che cosa ti ha fatto lui che adesso stia meritando eternamente che tu te lo mangi. Va bene? Quindi il canto si chiude con questa domanda di Dante e la settimana prossima sentiremo la terrificante risposta di questo personaggio. Va bene? Qualche dubbio? O commento? Che orrore l'inferno, no? Mamma mia. Fortunatamente tra un paio di settimane usciamo a rivedere le stelle. Mi è piaciuto moltissimo questo delle lacrime, che quando loro hanno messo la testa in alto, le lacrime hanno caduto e chiudendo la bocca, la possibilità, sì, questo, di parlare. E infatti è un elemento molto interessante di tutto questo nono cerchio, quello del pianto. Lo vedremo di più la settimana prossima, perché in pratica molti di questi dannati, per la posizione in cui hanno la testa, non possono piangere, anzi piangono, ma il pianto gli rimane dentro perché hanno una crosta ghiacciata nella superficie dell'occhio che non permette che escano le lacrime, per cui hanno una grande pressione dentro l'occhio per via delle lacrime che si accumulano. Ma non solo, vedremo che questo personaggio, che qualcuno, qualche lettore ama, io vi anticipo che lo detesto, ma ne parleremo la settimana prossima, è uno che ha un rapporto abbastanza conflittuale con il pianto. E quindi la settimana prossima avremo modo di tornare su questo topico del pianto, che è così interessante tra i traditori. Sì, perché no, non hanno neanche il diritto di piangere questi. Infatti. Mi sembra. Infatti. Sì. Beh, non è che sia un diritto molto utile nell'inferno, perché mentre il pianto in vita è molto fertile, perché implica pentimento e quindi salvezza, e il pianto nel purgatorio è anch'esso qualcosa di addirittura desiderato dalle anime, perché si purgano, puliscono la propria anima con le lacrime, nell'inferno è solo un'espressione del tutto involontaria e priva di ogni consolazione. Diciamo che in questo caso, quello che sembra a me, ripeto che non ho mai studiato questo episodio, ma
mi sembra che non sia, diciamo, non è che loro siano privati di un diritto, ma che abbiano come parte del contrappasso, oltre al ghiaccio, il dolore fisico che provoca il fatto di non poter liberare gli occhi dalle lacrime. Sì, sì. Claudia? Sí, prego. Sí, este episodio del nuevo, del noveno círculo, ¿no? me hace acordar una escena muy famosa de Malaparte, en Caput, donde hay un lago que se congela de inmediato y quedan atrapados todos los soldados y los animales, y lo único que se ve de un animal es la cabeza del caballo, que es una escena bastante conocida, y ahí se ve justo cómo va la muerte y el infierno ligados al frío. Me pregunto ahora, leyendo esto, si no, digamos, no tiene una tradición dantesca ese... Es muy probable. È molto probabile, direi che mentre, grazie dell'intervento, perché approfitto per fare, diciamo, un'osservazione metodologica generale. Mentre se voi leggete un qualsiasi libro posteriore alla Divina Commedia e vedete che l'inferno è brutto, che ci sono malattie, che c'è il fuoco, beh, non è detto che la fonte sia Dante, perché l'inferno mica se l'inventa Dante. Però se vedete, diciamo, il ghiaccio in contiguità con la morte, lì è abbastanza probabile che sia di ispirazione dantesca, perché, come dicevamo, è una novità di Dante, no? Sì, è possibile, in questi casi bisognerebbe rileggere le fonti parola per parola, contrastando, per vedere se ci sono anche delle spie lessicali che permettano di collegare Malaparte con questo cocito. È molto probabile. Grazie. Grazie. Ciao. Volevo una curiosità solo, sempre tornando sull'immagine. La immagine che hanno inviato dall'istituto sembra che c'è una donna insieme a Dante quando lui non so che immagine abbiano mandato, non l'ho vista, che è di Dorè? No, credo che sia un'immagine più moderna. Stavo cercando di capire qual era l'autore, ma c'è una donna? Non sono riuscita. Mi immagino quale. Mi dispiace intervenire, ma non sempre l'immagine che mandano nella newsletter corrisponde al canto. Mi dispiace. Sono proprio nel ghiaccio e Dante. Vediamola un attimo. Vediamo se la vedo. No, non è una donna, è il vestito che hanno Dante e Virgilio. Ma non è? Sembra abbastanza. Non lo so, non ci vedo bene. Solo per capire se c'era qualche altra interpretazione. No. Donne qui no. Non abbiamo visto, eh? No. Okay. Non so chi sia l'artista plastico e io non riesco a vedere bene se abbia voluto disegnare una donna o meno. Ovviamente ogni artista è nel pieno diritto di disegnare quello che vuole, perché è un'interpretazione artistica. Pensavo fosse, perché c'è stata una mostra, credo forse finisce domani, vi consiglio chi di voi a Buenos Aires si possono prendere appuntamenti per andare a vederla, una mostra di Marzia Schwarz sull'inferno. Mm-hmm. Dove ci sono 9 quadri molto interessanti, molto belli, che non hanno un rapporto diretto, lineare, con gli episodi dell'inferno. E proprio questo episodio, che abbiamo cominciato a leggere ora, che è uno tra i più famosi dell'inferno, che continueremo a leggere la settimana prossima,
lei si prende questa libertà e fa sì che uno dei personaggi sia una donna. Per cui è interessante, se volete andare a vedere la mostra. Credo che bisogna chiamare prima per evitare, insomma, no, per questa cosa della distanza di sicurezza. E lì riconoscerete alcune scene, ma ci sono alcune associazioni a versi del tutto, insomma, inattesi, ecco. Grazie. Prego. Allora, se non avete più cose da commentare, rileggiamo. Rileggiamo. Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutare in fiume a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. O sovratutte mal creata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, mei foste state qui pecore o zebre. Come noi fummo giù nel pozzo scuro sotto i piedi del gigante assai più bassi, io mirava ancora all'alto muro, dice riudimmi, guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei, miseri lassi. Perch'io mi volsi e vidimi davante sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo di vernola da noi e i nostri licchi, né Tanaila sotto il freddo cielo, come era quivi, che se Tambernicchi vi fosse succaduto Pietrapana, non avria pur dall'orlo fatto cricchi. E come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana, livide in sin laddove appar vergogna, eran l'ombre dolente nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo, il calor testimonianza si procaccia. Quando io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsimi ai piedi e vidi due sì stretti che il pel del capo avviene insieme misto. Ditemi voi che si stringete i petti, diss'io, chi siete? E quei piegare i colli, e poiché berli visi a me retti, gli occhi lor che rampria pur dentro molli, gocciar su per le labbra e il gelo strinse le lagrime tra essi e riserrogli. Con legno, legno spranga, mai non cinse forte così, come due becchi cozzare insieme, tanta ira li vinse. E un che avea perduti ambo gli orecchi per la freddura, pur col viso in giù e disse, perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzo si dichina del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo uscero, e tutta la caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con esso un colpo per la mandar tu, non fu caccia, non questi che mi ingombra col capo sì, chi non veggio oltre più, e fu nomato Sasso il Mascheroni, se tosco sei, ben sai omai chi fu. E perché non mi metti in più sermoni, sappi chi fu il camiscion dei pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid'io mille visi cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre dei gelati guanzi. E mentre che andavamo in verlo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste, forte percossi il pie nel viso ad una. Piangendo mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaverdi, perché mi moleste? E io, maestro mio, or qui mi aspetta sì ch'io esca d'un dubbio per costui. Poi mi farai quantunque vorrai fretta.
lo duca stette e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così rampogni altrui? Or tu chi sei che vai per l'antenora percotendo rispose altrui le gote, sì che se fossi vivo troppo fora? Vivo son io e caro esser ti puote, fu mia risposta, se dimandi fama, ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: del contrario io brama, levati quince, non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lana. Allor lo presi per la cuticagna e dissi: el converrà che tutti i nomi o che capel quissù non ti rimagna? Ond'egli a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò chi io sia, né mostrerolti se mille fiate in sul capo mi tomi. Io avea già i capelli in mano avvolti, e tratti gliene avea più di una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: che hai tu bocca? Non ti basta sonar con le mascelle se tu non latri, qual diavolo ti tocca? Omai dissi io: non vuoi che più favelle, malvagio traditor, che alla tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, rispose, è ciò che tu vuoi conta, ma non tacer, se tu di qua entro eschi, di quel che ebbe or così la lingua pronta. El piange qui l'argento dei franceschi, io vidi, potrai dir, quel da duera là dove i peccatori stanno freschi. Se fossi domandato altri chi vera, tu hai dal lato quel di Beccheria, di cui segò Fiorenza la Gorgera. Gianni dei Soldanier credo che sia più là con Ganellone Tebaldello che aprì Faenza quando si dormia. Noi eravamo partiti già da Ello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era a cappello. E come il pan per fame si manduca, così il sovran li dente all'altro pose, lave il cervel s'aggiugne con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tutti mangi, dimmi il perché, dissi io, per tal convegno che se tu a ragion di lui ti piangi, sapendo chi voi siete la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi, se quella con chi io parlo non si secca. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Grazie, grazie a te. Grazie tanto. Grazie tante.